Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro, appunto c'è Massimo, c'è Cosimo, siamo vostri dipendenti nelle istituzioni, i cittadini italiani sono i datori di lavoro nostri, dobbiamo iniziare a pensare di essere appunto i sovrani datori di lavoro dei portavoce nelle istituzioni, in quanto noi cittadini con le nostre tasse paghiamo gli stipendi ai deputati e i deputati vanno controllati perché un datore di lavoro controlla il proprio, come dire, dipendente. A noi ci pagate circa 14.000 euro al mese, però noi teniamo per, diciamo, dalla nostra 3.000 euro circa, sono tantissimi soldi, non abbiamo mai visto così tanti soldi, perlomeno io, e il resto mettiamo tutto in un fondo alle piccole e medie imprese. Grande. Un fondo che per farlo aprire abbiamo dovuto addirittura lottare, perché lo Stato italiano, se gli vuoi dare i soldi indietro in maniera legale, ti ostacola. Se invece gli vuoi dare dei soldi in valigette con banconote non segnate, li prendono invece quelli di notte tranquillamente. Allora, la Repubblica avete visto quello che è. Non era mai successo che un Presidente della Repubblica venisse rieletto. Non era mai successo che un Presidente della Camera mentisse così spudoratamente rispetto al decreto IMU Banca Italia e applicasse la ghigliottina, cioè una violazione addirittura del regolamento, perché questa norma è una norma transitoria tirata fuori da Violante, altro personaggio, cioè, da raccontare cose su Violante. Cioè, non è vero che esiste nel regolamento, cioè, i decreti possono scadere. Poi credetemi, forse abbiamo sbagliato qualche parola quei giorni, anche se una parolaccia non è... Va bene, ma fondamentalmente abbiamo provato esclusivamente a difendere i nostri soldi, e se tu Bravi. Vedi un ladro che ti ruba, provi a rincorrerlo e riprenderti il portafoglio. Noi abbiamo fatto solo questo, e ne andiamo fieri. La Repubblica è questo Stato. La nostra entrata ha accelerato un processo di distruzione di questo sistema. Noi non siamo antisistema, è il sistema che è contro i cittadini. Bravo. Siamo persone oneste, siamo determinate, abbiamo una linea politica, una visione di un'Italia differente. Siamo entrati 11 mesi fa, i primi mesi sono stati duri, nessuno di noi era mai entrato nelle istituzioni, e se ci fate caso la crescita esponenziale di tutto il gruppo parlamentare alla Camera e al Senato è visibile, è sotto gli occhi di tutti. Questo perché ci hanno fatto credere per decenni che i parlamentari potessero farli solamente personaggioni, no? Questi personaggi che vediamo in TV, industriali, intellettuali. No, se ci è riuscito Gasparri, quella palma riesce a legiferare meglio. Cioè, noi abbiamo presentato degli emendamenti per dire, per ricevi quattrini pubblici e investi sul territorio. No, il PD ha bocciato, ma il PD, insomma, ormai infatti ci vuole lo psicanalista per capirlo. Per cui, soprattutto se ci sono delle persone che hanno votato PD, io pure l'ho votato, uscitene, ce la potete fare, potete disintossicarvi. Io mi sono disintossicato. Ecco, oggi lo Stato della Repubblica è drammatico, ma esiste un'opposizione. Non si va al voto in pratica adesso perché hanno paura di perdere le elezioni, e le perderanno le elezioni europee. Lavoriamo, ripetuto, però sappiate pure come funziona il sistema mediatico in Italia. Abbiamo rilasciato decine di interviste a Ballarò, a Piazza Pulita. Se sbagli un congiuntivo ti mandano in onda, se dici delle cose giuste non ti mandano in onda. Funziona così la televisione. Per quello noi ci possiamo anche andare, ci stiamo iniziando ad andare, io ci sono andato, ieri c'era la Sarti, ci andrà pure Massimo, ci andrà Cosi, ci andiamo. Ma la vera informazione ormai in questo sistema colluso, dove ci sono anche ottimi giornalisti, ma purtroppo è colluso nella sua globalità, perché basta leggere a chi appartengono i giornali. Il Corriere della Sera appartiene, l'avete visto, RCS, Confindustria, La Stampa è degli Agnelli, Repubblica appartiene a De Benedetti, il Giornale a Berlusconi. Cioè è evidente che loro non scriveranno mai qualcosa contro i loro interessi. L'informazione la dobbiamo fare noi. Il Movimento 5 Stelle, e questo è un concetto per chi non è del 5 Stelle deve passare chiaro, nasce per due ragioni. Uno, per controllare il potere, cioè per alzare il controllo popolare intorno al potere, perché noi pure possiamo fare delle stronzate. Quel palazzo, guardate, è una vasca di squali, appena sbagli sei fottuto, sei ricattato, eccetera eccetera. I privilegi, io l'ho scritto, sono come la droga, fai una sniffata e rimani fregato. Per quello siamo molto attenti alla restituzione ai soldi, non soltanto perché restituiamo soldi ai piccole e medie imprese, perché se iniziamo ad autocastrarci per i soldi siamo fottuti. La seconda ragione per la quale nasce il 5 Stelle è per ridare sovranità ai cittadini italiani. Sovranità bancaria, per quello lottiamo per la nazionalizzazione della Banca d'Italia. Sovranità energetica, per quello insistiamo con la Commissione Attività Produttive per le rinnovabili. Cioè la Puglia non deve acquistare energia, la deve esclusivamente produrre, nel caso la deve vendere in Albania.
sovranità alimentare, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, il chilometro utile, no al consumo di suolo. Noi non dobbiamo comprare Roquefort se abbiamo il gorgonzolo, oppure se tu vuoi mangiarti il Roquefort ti ci apri una tassazione del 50%, se no te mangi il gorgonzola, cioè mi sembra una cosa logica. Sovranità informativa, tante telecamere, tanti cellulari, oggi non c'è più bisogno, grazie alla rete questo video andrà, verrà visto da 8-10 persone, non lo so quante, magari delle persone si informeranno e hanno ascoltato Massimo prima che vi spiegava anche in maniera estremamente tecnica la questione A degli F-35 e B della nave con le armi chimiche siriane. Ottimo, no? E soprattutto in sovranità politica. Intermediare, credetemi, è sempre una forma di esercizio del potere, sempre. L'intermediazione è una forma di esercizio del potere. I partiti politici sono un'intermediazione tra cittadini e istituzioni. Oggi con la rete, con questo sistema che non è solo internet, oggi siamo rete, stiamo facendo rete, ma non è internet, siamo qua, cazzo, di sabato sera, senza scorta, sono venuto io con il treno blu, perché non abbiamo l'auto blu. Cioè, è questo incredibile, non c'è più bisogno del partito politico. L'intermediazione del partito è finita. I partiti, quando diciamo che i partiti sono morti, questo è il concetto, non c'è più bisogno di un intermediario tra istituzioni e cittadini. Lo Stato siamo noi cittadini. Oggi ci stiamo io, Cosimo e Massimo, domani ci starete voi, ci starete tu. Sarei pure tu magari. Cioè, è chiaro qual è il concetto? È chiaro qual è il concetto? È chiaro o no? Ok, allora andate e diffondete il verbo. Andate, create il dubbio in qualcuno. Amen, create il dubbio in qualcuno. No, che Berlusconi. Ho querelato per molto meno. Allora, mi raccomando, cominciamo poi da questo comune. Anche perché spesso i furti avvengono appunto nei luoghi piccoli, nelle acque torbide che si pesca meglio. Cioè, se riusciamo a controllare questo comune e controllare i cittadini che entreranno, quelli sono vostri dipendenti, cittadini di questo comune, controllateli, perché il dramma è delegare, tu prendi i voti, aspetti che qualcuno risolva i nostri problemi. Non esistono i salvatori della patria, non lo è Grillo, non è Berlusconi, non lo è Renzi, sono i cittadini che si devono mettere in testa che il paese è loro, è nostro. O capiamo questo o siamo fottuti. Politica non ce l'avranno mai questi partiti, perché sono tutti, come dire, proprio collusi. Ci sono anche bravi parlamentari nel PD, in Forza Italia, anche nella Lega, in SEL, non è che sono tutti ladri. Ma quando tu investi per la tua campagna elettorale 40.000, 50.000, 60.000 euro, ora Bersani io spero che guarisca, non vogliamo che gli succeda nulla, vogliamo solamente che possa lavorare un giorno in vita sua come i normali cittadini. Non ci dimentichiamo che Bersani da Riva dell'Ilva ha preso 98.000 euro per la sua campagna elettorale, non ce lo dimentichiamo. E se tu prendi questi soldi, poi in Parlamento un regalo lo devi fare, devi ridar qualcosa indietro. Io che sono stato uno dei più spendaccioni alla Camera, per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. No, è vero, 50 euro me li ha... Vergogna, sì, la prossima volta sarò più... 50 euro me li ha dati mia zia. Mia zia non mi ha mai chiamato dicendo o me fai passare questo emendamento oppure... Non è successo. Capito qual è la differenza? È tutta una questione di soldi. Noi avremo forse commesso qualche errore comunicativo, anche se stiamo migliorando sotto tutti i punti di vista, ma in 11 mesi nessuno, neanche i giornalisti che ci fanno le pulci, fanno bene a farci le pulci, ma le dovrebbero fare anche ai mafiosi e ai camorristi che siedono in Parlamento, nessun giornalista ci ha mai criticato su un voto. Cioè, nessuno ci ha mai detto avete sbagliato a votare, e un parlamentare della Repubblica è pagato per votare. Voi dovete sapere come votano e sulla base dei nostri voti giudicare. Noi giudicare Speranza del PD, giudicare Brunetta, Gasparri e compagnia belli. Giusto? E questo è il concetto importante. Noi quindi avremmo potuto anche sbagliare qualche errore comunicativo, anche se per me sono pochissimi. Ma non abbiamo la mafia alle spalle, non abbiamo le lobby, la massoneria, gruppi di potere, gruppi industriali, i Riva. Il che significa, come diceva Massimo, che prendiamo delle decisioni in maniera autonoma. Grillo, Casaleggio non ci hanno mai influito minimamente un voto, credetemi, se ci avessero minimamente provato ad influire, noi li avremmo mandati a cagare, anche a Grillo, sì, vaffanculo Grillo. Ora ci dà lanza, il Battista manda a fanculo Grillo. La verità è che Grillo è un italiano che si è fatto il mazzo, che avrebbe potuto tranquillamente proseguire il suo lavoro, invece si è fatto il mazzo per provare a costruire, e ci è riuscito, ma ormai le gambe questo movimento ce l'hanno a prescindere da Beppe Grillo, stiamo crescendo tutti quanti, un movimento di cittadini
sovrani, perché il concetto di sovranità è importantissimo, onesti, perché noi siamo onesti e lo diciamo ad alta voce, e controllate se siamo disonesti, controllate, avete il dovere di controllarlo, siamo vostri dipendenti, cittadini determinati, onesti e, come diceva Massimo, che studiano molto, e questa è l'unica soluzione per cambiare uno Stato che ormai è incancrenito dal malaffare. E ahimè, mi duole dirlo, perché io vengo un po' da quell'area, ho sempre votato a sinistra, una volta votavo pure Bertinotti, scusatemi. Ahimè, questa sinistra becera, la sinistra delle privatizzazioni, della collusione, delle deroghe alla Costituzione, dell'ipocrisia dilagante, è stata, delle banche, è stato il vero cancro di questo paese. La sinistra con il portafogli a destra, rappresentata vivamente dal signor Vendola e dalla signora Boldrini. Concludo dicendo che un sistema, una dittatura sanguinaria, più si avvicina alla sconfitta e più chiaramente utilizza la violenza per autoconservarsi, è normale, fisiologico. Una dittatura governativa o mediatica come questa, più si avvicina alla sconfitta e più utilizza degli stratagemmi istituzionali indecenti: rielezione di un presidente, tagliole, ghigliottine, crisi istituzionali fuori dal Parlamento, oppure la menzogna del sistema mediatico. Ma i cittadini non hanno più l'anello al naso. Quella settimana che ci hanno insultato in ogni modo perché fascisti, eversivi, guarda, eccoli fascisti, siamo noi, eversivi, stupratori, qualsiasi cosa. I cittadini hanno capito che siamo cittadini normali, incazzati, e che volevano salvare una banca, perché noi vogliamo che ci sia in Italia una banca pubblica e nazionalizzata. Se questa è eversione, siamo eversivi, ma per noi questa non è eversione, è semplice voglia di democrazia in Italia. Grazie a tutti, grazie.